mafia italiana scende in piazza per non fallire. Chiediamo subito lo sblocco dei crediti d'imposta a condizioni accettabili. Non vogliono più acquistare e ci viene a mancare la liquidità, l'ossigeno per andare avanti, cambiare le regole in corsa. Oggi siamo qua per rappresentare appunto questa protesta per il discorso dei debiti incagliati. Perché? Perché i nostri principali hanno, come vediamo tutta questa gente qua, lo Stato ha fatto delle promesse, non va bene, lo Stato ha fatto delle promesse che purtroppo fino ad oggi non sono state mantenute. E noi ad oggi gli stipendi li prendiamo e tutto, fra qualche mese non si saprà come andrà a finire questa situazione qua. Guarda, siamo arrivati a un punto proprio allo stremo, siamo praticamente tutte le imprese d'Italia si trovano che con sto bonus 110 si sono trovate inguaiate, che rischiano di fallire pur essendo a credito, e quella è una cosa brutta. I sindacati oggi non si sono visti, siamo stupiti perché avrebbero dovuto venire, starci vicino. Noi ci siamo trovati che siamo soli a manifestare per soldi che ci spettano. Più di questo, va. Siamo qua, siamo pronti a lavorare, ma ti dico, oggi siamo obbligati a fermarci per dire aiutateci, perché così non si può andare avanti. Perché praticamente siamo in sofferenza, per evitare di fallire e andare avanti stiamo cercando di farci cambiare questi crediti, oltre che abbiamo dei cantieri già presi con i contratti firmati e col lavoro, e abbiamo tutto bloccato, non riusciamo più a pagare i dipendenti, non riusciamo più a pagare i fornitori e abbiamo il cassetto fiscale pieno di crediti, ma non ce ne facciamo niente perché a noi servono proprio i soldi liquidi che lo Stato ci ha promesso per cambiarli e che non ci cambia oggi.
stiamo rischiando intanto di licenziare delle persone, che già sta succedendo, perché nel nostro gruppo, che è Basta Crediti Incagliati, abbiamo già contato una quindicina di licenziamenti, quindi pensiamo su che siamo 1000 persone, e fate voi la proporzione. E ne verranno degli altri, perché il rischio è che le imprese falliscono e devono lasciare i ponteggi sui palazzi, devono lasciare le persone a casa. Quindi il rischio reale è questo qui.